La promessa, anticipazioni, trama puntate, dal 24 al 28 giugno 2024. Romulo è gravemente malato. La promessa prosegue e, nella settimana dal 24 al 28 giugno 2024, al centro dell'attenzione ci sarà Romulo. Tutti gli strani comportamenti del maggiordomo si comprenderanno una volta per tutte quando Romulo inizierà ad accusare dei sintomi molto gravi. Spazio anche a Martina, che comincerà ad avere atteggiamenti sospetti. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. La promessa. Dove eravamo rimasti? Manuel e Yana hanno passato già tanto tempo fuori e fanno ritorno alla promessa. La madre di Jimena intanto va alla tenuta e va su tutte le furie contro Alonso e Cruz dopo aver saputo dell'assenza di Manuel. Infatti li accusa di non trattare sufficientemente bene la figlia e promette di farli pentire di ciò che stanno facendo. Inizia una vera e propria guerra contro i marchesi, mentre Yana giustifica la sua assenza dicendo che era a Cordova a soccorrere i feriti dell'incendio. Anche Abel era lì e quindi non è convinto della versione dei fatti dell'exposito. Simona continua ad avere dei dubbi in merito alla lettera del figlio e non sa come rispondere, pur essendo supportata da tutti. Catalina inizia ad avere dei dubbi su Pelayo e comincia a pensare che usi il business delle marmellate come copertura. Lunedì, 24 giugno 2024. Lope conferma a tutti l'intenzione di accettare la proposta che gli è stata fatta da un lussuoso ristorante di Madrid. Andrà lì a lavorare come cuoco, dato che alla promessa non può più farlo. Tutto il servizio è sconvolto dalla situazione, in particolare Romulo vuole evitare che Lope vada via. Per farlo si confronta con Alonso e cerca di mediare con lui, chiedendogli di far tornare Lope ad essere il cuoco della promessa, altrimenti c'è il serio rischio che se ne vada. Per il momento il marchese non sembra prendere sul serio le parole del maggiordomo. La duchessa degli infanti invita Manuel a comprare una casa propria dove andare a vivere con Jimena. Il marchesino è sconvolto da questa proposta e dall'insistenza della donna, perciò rifiuta categoricamente e sottolinea che rimarrà nella tenuta di famiglia. Jimena, arrabbiata dal rifiuto di Manuel, decide di partire da sola per fare pressioni sul marito. Per questo motivo gli dice che non tornerà fino a quando lui non avrà preso decisioni fondamentali in merito al loro matrimonio. Martedì, 25 giugno 2024. Yana decide di confessare la verità alla sua cara amica Maria. Perciò le dice di aver trascorso dei giorni meravigliosi in compagnia di Manuel. Maria non approva però e contenta di vedere la sua amica così felice e quindi non le rovina il momento. Lope sembra essere in procinto di partire e non c'è stato nulla da fare per fargli cambiare idea su questa decisione. Pelayo dice a Catalina di conoscere un cameriere in grado di sostituirlo. Romulo, durante un dialogo con Alonso legato proprio al lavoro di Lope, ha un fortissimo attacco di tosse. Il maggiordomo sporca di sangue i fazzoletti, tossendo, e poi perde i sensi. Alonso si preoccupa e soccorre Romulo, ma sembra evidente che questo non sia un malore senza importanza. Si scopre che il maggiordomo è gravemente malato e per questo motivo ha provato a distruire Mauro per fare in modo che prendesse il suo posto. Cruz non vuole che Jimena parta da sola e vada via senza il marito, in quanto questo sarebbe un grande scandalo per i Luyan. Perciò cerca di impedire in tutti i modi questa cosa e si arrabbia con Manuel perché provi anche lui ad intercedere in questo senso. Mercoledì, 26 giugno 2024. Attraverso Catalina e con il suo aiuto, Curro si avvicina ad Alonso. Quello che sembra un tentativo di avvicinarsi di più a suo zio per conoscerlo meglio, in realtà è una speranza da parte di Curro di scoprire attraverso lui chi sia il suo vero padre. Sottoposta alle pressioni di Cruz che la spinge in tutti i modi a non partire, Jimena decide di dare una seconda possibilità al matrimonio con Manuel e di rimanere al suo fianco. Quest'ultimo non la prende bene e nel frattempo è innamorato più che mai di Yana, soprattutto dopo la straordinaria vacanza vissuta assieme. Catalina, intanto, è occupata dal business delle marmellate e cerca di organizzare i suoi impegni per trascorrere più tempo con Pelayo, sebbene abbia scoperto qualcosa di sgradevole sul suo conto. Gli sforzi di Romulo per mantenere Lope al servizio della promessa si mostrano vani. Il ragazzo ha ancora intenzione di partire per Madrid, dove inizierà a lavorare in un ristorante ed avrà la possibilità di diventare un cuoco affermato come ha sempre desiderato.
Intanto Simona continua a fare i conti con il terrore dovuto all'imminente visita di suo figlio alla promessa, che non sa come gestire né per se stessa né per gli altri. Giovedì, 27 giugno 2024. Anche davanti a Pia, Romulo ha un forte attacco di tosse. I suoi fazzoletti insanguinati scatenano la preoccupazione della governante, che gli chiede di dirle la verità sulle sue condizioni di salute. Romulo nega categoricamente di avere dei problemi e dice di essere sano. L'unico a conoscere la verità è Mauro, che sa che il maggiordomo si è ammalato e perciò sta cercando un valido sostituto. Nel frattempo anche Martina sembra avere dei problemi di salute, che riguardano nausea e capogiri. Curro inizia a pensare che la ragazza possa essere incinta e glielo chiede, ma lei smentisce e crede che possano essere soltanto dei malori passeggeri. Cruz continua a tentare di mediare tra Manuel e Jimena, ma senza successo. Nelle questioni di famiglia si intromette però Margarita, causando delle forti tensioni da parte della marchesa, che non accetta intromissioni di questo genere da parte della cognata. Intanto anche a Margarita non sfugge il malessere di Martina e perciò decide di muoversi per cercare di capire che cosa stia succedendo. Per farlo si rivolge ad Abel e gli chiede di visitare la figlia nel tentativo di capire le origini di questi malori. Venerdì, 28 giugno 2024. Jimena è sempre più tesa e si convince che Manuel le stia nascondendo le vere motivazioni che l'hanno spinto a partire e ad allontanarsi da lei per tanto tempo. Jimena si sfoga con Maria Fernandez e Teresa, alle quali chiede consigli, ma per Maria la cosa è particolarmente difficile in quanto deve tacere per il bene della sua amica Iana, pur sapendo tutto sul viaggio di Manuel. Iana e Manuel, nel frattempo, sono sempre più vicini e sfruttano ogni momento libero per stare insieme e vivere il loro amore. Curro, intanto, fa delle mosse azzardate per entrare nelle grazie di Alonso ed avvicinarsi a lui, che sortiscono nel marchese l'effetto contrario. Lope sa che le sue giornate alla promessa stanno finendo e si prepara a dire addio alla tenuta, ma Romulo ha in serbo un'altra proposta per lui che lo lascia sorpreso e senza parole. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi succederà qualcosa a Romulo ed ammetterà di essere malato? A voi i commenti. Anticipazioni La Promessa, puntate spagnole. Il ritorno di Gregorio. La promessa prosegue e, nel corso della terza stagione da poco iniziata in Spagna, Pia dovrà fare i conti con una novità a dir poco spiacevole. Gregorio verrà scarcerato dopo aver tentato tempo prima di avvelenarla e farà ritorno alla promessa con l'intenzione di costringere la donna a vivere il matrimonio con lui. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni La Promessa, puntate spagnole. Gregorio scarcerato torna da Pia. Nel corso delle puntate spagnole della Promessa, nello specifico la terza stagione, al centro dell'attenzione tornerà ad esserci Gregorio. Dopo il salto temporale che separa la seconda stagione dalla terza, si scopre che Gregorio ha scontato la sua pena in carcere dopo aver tentato di avvelenare Pia per farla abortire diverso tempo prima. Tutti alla Promessa sono preoccupati per questa notizia, anche se ovviamente la persona più in ansia per questo è Pia. Gli altri membri della servitù, oltre che Romulo e tutti gli altri, cercano di proteggere in tutti i modi Pia, passando più tempo con lei e provando a non lasciarla mai sola. Purtroppo, però, tutti questi tentativi finiscono per dimostrarsi inutili e per scontrarsi con la determinazione di Gregorio. Durante la notte, infatti, l'ex dipendente della Promessa riesce ad introdursi nelle stanze della servitù e a fare irruzione da Pia. La donna è terrorizzata e non sa come reagire, mentre Gregorio le dice di non avere nessuna intenzione di farle del male, ma di voler ricominciare a vivere il loro matrimonio dal punto in cui si era interrotto. Ovviamente a nulla serve ogni tentativo di Pia di chiamare aiuto e di farsi soccorrere dai suoi colleghi. Anticipazioni La Promessa, puntate spagnole. Gregorio vuole mettere su famiglia con Pia. Dopo l'arrivo di Gregorio, la situazione degenera rapidamente per Pia. L'uomo chiede alla moglie che cosa ne è stato del bambino che aspettava, Dieguito. Avendolo mandato in un'altra famiglia facoltosa per studiare ed avere un futuro migliore con l'aiuto di Cruz, Pia decide di proteggere il bambino e dice a Gregorio che il neonato ha perso la vita poco dopo il parto.
Gregorio non rimane colpito dalla notizia, ma al contrario lo ritiene positivo, visto che il bambino era soltanto figlio di Pia e non anche suo. Quindi, dice alla donna che questa è l'occasione giusta per mettere su famiglia e vuole costringerla a stare al suo fianco, visto che ufficialmente i due risultano ancora sposati. Pia non sa come liberarsi di Gregorio e capisce di essere in pericolo, mentre tutti gli altri provano a proteggerla come possono, ma è impossibile controllare Gregorio. Quest'ultimo dice alla governante con tono minaccioso che, anche se al momento lei non lo ama, imparerà a farlo con tutto il lungo tempo che avranno a disposizione. Per Pia quindi inizia un periodo a dir poco difficile. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi come farà Pia a liberarsi dalla minaccia di Gregorio a questo punto? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.